La partita contro la Lazio, prima della partita il piccolo con chi sono entrato sul campo mi ha chiesto la maglietta, io l'avevo promessa. Ma là alla Lazio, a Roma, ero un po' dispiaciuto, anche molto. Dico, mi fanno gli urli di scimmie, fanno queste boom, ma che cosa è? Forse è successo anche nelle partite prima, ma non ho mai sentito, non ho mai fatto caso. E iniziavo a parlare con i miei compagni, dico, ma fanno bu quando ho il pallone o sono io? L'arbitro, che era Irrati a quel momento, ha deciso di sospendere la partita. E lui è arrivato verso di me e mi ha detto, Kuli, Kalidou, sto con te, non ti preoccupare, facciamo fermare questi bu, finiamo la partita e poi... Tranquillo, se tu non vuoi finire la partita me lo dici adesso. Vincevamo, sono un competitore, voglio sempre giocare. Sì, voglio finire la partita, poi vediamo cosa succede, ma dobbiamo finire la partita. Tu ti senti offeso, ti senti, diciamo, disrespettato. Dicevo, ma che sono nero, non è normale di essere nero nel mondo o che... Essere odiato, avere un senso di essere odiato fa male. Tu vuoi fare finta che tutto va bene, ma non va bene. E abbiamo finito la partita, ma questi non si sono fermati. E mi è dispiaciuto molto. E camminavo verso l'uscita perché loro mi avevano fatto arrabbiare. E ho avuto, non lo so come mai, quello istinto, ah no. Ho promesso la mia maglietta al piccolo, dove sta? Ho cercato nella tribuna, l'ho visto e l'ho dato la maglietta. E lui mi ha detto, ah, scusami per quello che è successo. Ho detto, un piccolo così che si scusa per non lo so quanti stupidi persone. Ho detto, non fa niente, ti ringrazio a te, e ci vediamo, ciao, che sono partito. Quello che mi dispiace è che uno mi vede come calciatore, che sono professionista, e se lui mi vede così mi dispiace. Io preferisco che uno mi vede come quello che ero prima, perché sono sempre quello che sono stato. Per me gli amici, la famiglia sono molto importanti. E lo so che puoi avere tutto nella vita, puoi avere soldi, puoi avere quelle belle macchine, ma l'amicizia, la famiglia, la tranquillità non la compri da nessuna parte, e io vivo per questo sono quello che sono oggi.